sapevi che i primi preservativi, i quali erano riutilizzabili, venivano fabbricati a partire da intestini di animali? Mettiti comodo, perché in questo video ti sto per parlare nel dettaglio di queste 10 cose del quotidiano che sono completamente cambiate con il tempo. Reggiseno. I primi reggiseni sono stati scoperti in Australia e risalgono al 1390-1485. Nonostante il fatto che si tratti del reggiseno più antico, possiamo ritrovare degli scritti menzionanti una tasca che serviva a sostenere il seno. In 500 anni il reggiseno è diventato più originale e più moderno del suo antenato, ma potremmo far passare il primo modello per un modello vintage. Gli occhiali da sole. Soprattutto durante le stagioni più calde, chi non usa occhiali da sole? Sono usati frequentemente, ma chi è stato il primo a usarli e quindi a inventarli e come si sono evoluti? Innanzitutto devi sapere che inizialmente non c'erano lenti. Le prime paia sono state realizzate dagli Inuit, un piccolo popolo artico che aveva bisogno di proteggersi dal riverbero della neve e del ghiaccio. Le montature non prevedevano lenti ed erano interamente realizzate di legno o in ossa di animali, abitualmente dei trichechi, con una fessura centrale per poter vedere. Ecco un esempio di occhiali fabbricati da Inuit, senza lenti ma idonei a proteggere dal riverbero del ghiaccio e della neve. Gli Inuit fabbricavano diversi tipi di occhiali di forme diverse e a seconda della misura del viso del portatore. Alcuni avevano una montatura rettangolare più stretta, altri seguivano la forma dell'occhio. È con l'imperatore Nerone, quindi nel cuore di Roma, che nascono i primi occhiali da sole che possiamo davvero definire come da sole. L'imperatore aveva per consuetudine quella di guardare gli spettacoli dei gladiatori attraverso uno smeraldo. Supponiamo che questa pietra sia stata scelta per via del suo colore, avendo un effetto rilassante sulla vista, ma altre ipotesi dichiarano che, tagliata in un modo particolare, può aiutare i miopi a vederci. Il chewing gum. Il chewing gum, questa caramella da masticare, è invecchiata, spingendo la sua origine a migliaia di anni indietro, all'epoca in cui l'uomo del Neolitico addomesticava gli animali e scopriva l'agricoltura. Infatti, Sarah Pickin, 23 anni, studentessa di archeologia all'Università di Derby, in Inghilterra, ha scoperto ad ovest della Finlandia un chewing gum di circa 5.000 anni. I nostri antenati avevano già preso l'abitudine di masticare per occupare le loro lunghe giornate preistoriche? Era un mezzo per passare il tempo tra due partite di caccia o durante la preparazione del pasto? In realtà sembrerebbe che questo antenato del chewing gum avesse un ruolo medico più che di distrazione. Secondo gli studi effettuati sarebbe composto da resina di betulla contenente acido fenico, di cui l'effetto antisettico è osservato in caso di infiammazioni della bocca. Ma tutto ciò rimane da dimostrare, perché anche se sono state ritrovate sopra tracce del tempo passato, nulla dimostra con certezza che l'apporto medico sia stato ricercato dai nostri antenati. Forse un brav'uomo del Neolitico ha semplicemente voluto provare la scorza di betulla per sapere che gusto aveva. Forse questa gomma è stata usata anche per altre applicazioni, per esempio un chewing gum potrebbe essere utile per aggiustare dei piatti spezzati o per tappare una falla in una caraffa di ceramica. Di conseguenza, in assenza di altre prove dello stesso genere che potrebbero confermare la masticazione frequente dei nostri antenati, rimaniamo cauti e aspettiamo che la signorina Pickin dissotterri altri chewing gum usati nelle terre del Nord Europa. Decisamente l'archeologia ci riserva molte sorprese. I pattini a rotelle. La vera data di creazione dei primi pattini a rotelle è difficile da determinare per il fatto della mancanza di documentazione. Si sarebbero visti i primi esemplari a Londra in occasione di un'esibizione nel 1743, ma il loro inventore è ignoto. L'olandese Hans Brickner avrebbe creato anche lui dei pattini, fissando delle rotelle di legno sotto le sue scarpe a inizio Settecento, ma non si sa di preciso se quei pattini avessero già ruote allineate o meno, quindi è il 1760 la data ufficiale in cui si fissa la creazione dei primi pattini a rotelle della storia. Si attribuisce l'invenzione dei pattini a rotelle a John Joseph Mernin, nato nel 1735 e morto nel 1803. Proveniente da Hoy, in Belgio, verso il 1760 ebbe l'idea di adattare il pattinaggio su ghiaccio alla terraferma, fissando rotoli di metallo in linea sotto una placca di legno. Per la cronaca, gli attrezzi erano talmente poco maneggevoli che l'inventore si schiantò in uno specchio di valore nel corso di una serata mondana a Londra e fu sull'orlo di lasciarci la pelle. Forse fu la prima caduta registrata nella storia del pattinaggio. Questa foto di pattini è stata scattata 107 anni fa. È sorprendente come ciò sembri moderno, non trovi? Le prime scarpe.
Le prime scarpe sono vecchie di 5150 anni e sono state ritrovate in una grotta in Armenia. Grazie allo strato di erba e di concime sotto il quale sono state trovate, sono state conservate perfettamente. L'antenata di tutte le scarpe è stata ritagliata in un pezzo di cuoio unico e modellata per non ferire il piede del suo portatore. Prima interrogazione sollevata da questo ritrovamento: faceva parte del guardaroba di un uomo o di una donna? I ricercatori non lo sanno ancora, come lo ammetteva l'AFP Ron Pinal, archeologo al College Cork in Irlanda e principale autore di quelle ricerche. Non sappiamo se questo mocassino appartenesse a un uomo o a una donna, benché questa scarpa sia un 37, secondo il sistema di misura europeo avrebbe potuto benissimo essere indossata da uno degli uomini di quell'epoca, i quali erano più piccoli di oggi, ha dichiarato. È sorprendente vedere come questo paio di mocassini antichi ci possa ricordare alcuni dei nostri modelli, non trovi? Le prime calze. Queste paia di calze di lana inusuali vengono dall'Egitto e sono vecchie di mezzo migliaio di anni. Si indossavano sotto i sandali, da cui deriva il loro aspetto originale. Ciò che è interessante è vedere che attraverso le epoche le calze siano sempre state così popolari sul mercato, persino le calze dal design originale. Il primo hard disk. Il 14 settembre 1956 IBM pubblicava un comunicato stampa con l'annuncio di Thomas Watson Jr., presidente di IBM, delle caratteristiche principali del computer 305 RAMAC, un nuovissimo computer dotato per la prima volta di un hard disk. In realtà, anche se qualche unità funzionava da un po' di tempo per dei test, in qualche ente pubblico o privato, si dovette aspettare il 1957 per far sì che questi computer diventassero davvero disponibili sul mercato. L'hard disk stesso, riferimento IBM 350, merita una descrizione che al giorno d'oggi sembrerà sorprendente. Poteva stoccare 5 milioni di caratteri, ma a quale prezzo? Le dimensioni della macchina erano di 1,52 m di facciata, 0,74 m di profondità e 1,72 m di altezza. La larghezza era limitata dalla regola che IBM imponeva a tutti i suoi prodotti, poter passare da una porta standard circa 75 cm. Questo mobile conteneva 50 dischi aventi un diametro di 24 pollici, circa 61 cm, e ricoperto da ossido di ferro, ossia 100 facce di registrazione che portavano 100 tracce ognuna. La lettura si faceva da due braccia che si spostavano verticalmente per selezionare il disco giusto e orizzontalmente per accedere alla traccia giusta. Ricordiamo che attualmente è possibile stoccare più di 10 GB su un micro drive da un pollice ed è sempre una tecnologia IBM. Era davvero difficile immaginare un lettore di hard disk nel 1956. La calcolatrice. Da tempo immemorabile l'uomo si impiega a inventare mezzi per semplificare i calcoli matematici. Pallottolieri, tagli, abaco hanno preceduto l'invenzione che cambiò il volto della matematica, la calcolatrice. Dobbiamo la primissima macchina da calcolare al matematico, filosofo e fisico Blaise Pascal, che nel 1639 a 16 anni inventa la pascalina. Questo apparecchio, dotato di un sistema di ingranaggio idoneo per sottrarre e sommare, grazie alla manipolazione di 6 ruote incastonate nell'incavo di una scatoletta, poteva non solo servire a sommare e sottrarre, ma anche a convertire le monete d'utilizzo. La prima vera calcolatrice della marca Marchant XLA era una calcolatrice enorme creata nel 1913. Non era un calcolatore tascabile ed era piuttosto adatta ai grandi negozi, ai commessi e ai cassieri di istituti bancari. Con essa c'erano 130 pagine di istruzioni per l'uso. Il preservativo più antico del mondo. La forma ti sembra familiare? Ebbene sì, si tratta proprio di un preservativo. Il preservativo più antico del mondo è stato scoperto in Svezia, nella città di Lund. Gli anticoncezionali più antichi risalgono al 600 e venivano fabbricati con intestini di maiale. Erano riutilizzabili. Abbiamo trovato una nota latina che consigliava di bagnare il preservativo nel latte caldo dopo ogni utilizzo. Questi preservativi proteggevano male dalle malattie veneree. Di conseguenza, i ricercatori hanno valutato che servivano a prevenire una gravidanza. Meno male che le cose sono cambiate. L'aereo. L'aereo ha più di 120 anni, è venuto alla luce nel 1890, ha in particolare il fatto che gli si riconosce numerosi contribuenti e non solo un inventore. L'inventore e ingegnere francese Clément Agnès Ader viene considerato come il primo uomo ad aver fatto decollare una macchina più pesante dell'aria. Con un motore a vapore lo aveva fatto volare a 20 cm da terra per una cinquantina di metri, era il 1890. Tuttavia questo primo tentativo non venne riconosciuto per via dell'altezza bassa che ha raggiunto,
per il fatto che non avesse nessun controllo del suo mezzo, non cambia il fatto che Clément Ader viene considerato come uno dei fondatori dell'aviazione. Tra gli altri contribuenti si osserverà il tedesco Otto Lienthal, il quale è riuscito a volare per 400 metri con il suo apparecchio fatto di bambù e di cotone, e il franco-brasiliano Alberto Santos Dumont, che ha lavorato per rendere i dirigibili manovrabili. Ma sono i fratelli Wilbur e Orville Wright che fecero il primo volo controllato a bordo di un aereo nel 1903. Questo ha portato l'evoluzione dell'aviazione verso ciò che conosciamo oggi. Il primo telefonino. Il 3 aprile 1973 l'ingegnere Martin Cooper di Motorola faceva una chiamata dalla 56esima strada di New York con il primo telefonino. L'apparecchio, soprannominato lo stivale a causa della sua forma o il mattone a causa del suo peso, pesava più di un chilo, misurava 22 cm di lunghezza e la sua batteria impiegava 10 ore a caricarsi per 35 minuti di conversazione. Per la sua prova l'ingegnere decise di chiamare il suo omologo e nemico Joel Engel, incaricato della ricerca e dello sviluppo dall'operatore AT&T. Pronto Joel, sono Marty, ti chiamo da un telefonino, un vero telefonino. L'esperimento fu un successo, tuttavia si trattava allora di un prototipo e per Motorola ci vorrà molto tempo per fare un modello funzionante che potrà essere prodotto in modo massiccio. Erano 10 cose del quotidiano che sono completamente cambiate con il tempo. Quale di queste cose ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti. A presto! Lit up a fire, let everyone know. The sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, we dance till we drop. One more.